Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Il Signore Gesù ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia e ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Ascolta con bontà, o Padre, le preghiere del tuo popolo per il tuo servo Romolo, sacerdote, e concedi a lui, che sull'esempio del Cristo ha consacrato la vita a servizio della Chiesa, di allietarsi per sempre nella compagnia dei santi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, ecco, io vi annuncio un mistero. Noi tutti non moriremo, ma tutti saremo trasformati. In un istante, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Essa infatti suonerà e i morti risorgeranno, incorruttibili, e noi saremo trasformati. È necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di immortalità. Quando poi questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si compirà la parola della Scrittura: la morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione?
Il pungiglione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio, che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Parola di Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente. L'anima mia ha sete del Dio vivente. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente. Avanzavo tra la folla, la precedevo fino alla casa di Dio, fra canti di gioia e di lode, di una moltitudine in festa. Manda la tua luce e la tua verità, siano esse a guidarmi, mi conducano alla tua santa montagna, alla tua dimora. Verrò all'altare di Dio, a Dio, mia gioiosa esultanza. A te canterò sulla cetra, Dio, Dio mio. Perché ti rattristi, anima mia? Perché ti agiti per me? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. L'anima mia. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. Parola del Signore. Ci ritroviamo insieme nella Chiesa Cattedrale per accompagnare Don Romolo Taddei, sacerdote di questa diocesi. Romolo è sempre con noi. È con noi perché ha consacrato la sua stessa vita, donandola a Dio, donando la vita. Quando si dà la nostra vita a Dio, riceviamo noi una grande e smisurata possibilità di essere sempre con Lui.
E noi siamo certi che Don Romolo Taddei è nelle braccia del Padre. È lui che, trovandosi nelle braccia del Padre, sarà rinfocolato, sarà aperto, non ci sarà nulla di cui egli dovrà vergognarsi. Innanzitutto perché Dio è misericordioso, ma invece proprio questa situazione ci porta a fare in modo che noi lo possiamo affidare, consegnare al grembo paterno e materno di Dio. Vorrei ringraziare il carissimo fratello Romolo. Grazie per quello che sei stato e per come hai saputo interpretare il ministero sacerdotale, senza fronzoli, senza atteggiamenti, ma con la semplicità e l'umiltà proposta dal nostro Maestro. I tuoi occhi, che sapevano di luce, hanno saputo leggere l'amore di Dio che tu hai condiviso con tanti giovani e con i quali hai dedicato tanto tempo del tuo ministero. Ora tu sei nel seno del Padre, dove l'amore non avrà mai fine, perché a renderlo tale è Dio, che dopo averci invitato ad amarci come Lui ci ha amati, ti consegnerà la corona che profuma dell'amore. Ci ritroviamo, come dicevo, nella Chiesa Cattedrale per dare l'estremo saluto al nostro fratello Romolo. Non abbiamo qui la presenza della bara dove doveva essere. Siamo privati anche di questa modalità, potremmo dire, di affetto anche tributato dopo la sua morte e qui davanti all'altare dove lui ha celebrato per tantissimi anni, da quando è stato consacrato sacerdote fino agli ultimi giorni. Ho chiesto di darmi qualche spunto per far capire in modo più forte la grande perdita che noi stiamo avendo. Il motivo è quello del coronavirus. Continuiamo a pregare e ad implorare la misericordia di Dio perché questa pandemia possa scomparire dalla faccia della terra. E intanto rendiamoci anche noi pronti a combattere, pronti ad essere accanto a tante persone che soffrono e che forse poi non ce la fanno più. Dicevo che ho chiesto di darmi alcune indicazioni a Padre Baionetta e queste parole che adesso vi dirò, che leggerò, le vogliamo mettere insieme. Ci troviamo nella Chiesa Cattedrale e affidiamo il nostro Romolo al Signore. Nel film L'ultimo samurai si racconta che l'imperatore del Giappone chiede al capitano Nathan: come è morto Katsumoto, l'ultimo samurai? Il capitano dice all'imperatore: voi mi chiedete come è morto e io vi racconterò
come è vissuto. Così per il nostro Romolo molti si sono chiesti: come è morto? Sappiamo il male che lo ha portato via, ma nessuno ha potuto assisterlo nell'ultimo momento. Ci è di conforto pensare che le mani della Vergine Madre di Cristo si è avvicinata a Lui, si è fatta vicino a Lui. Come difatti Lui aveva un legame molto forte con la mamma. Quando uno scultore completa l'opera, il laboratorio è colmo di calcinacci, polvere e arnesi da lavoro. Poi arriva l'inaugurazione, cade il velo e l'opera appare in tutto il suo splendore. Così è la morte. È il velo che, cadendo, mostra la bellezza della persona che ci lascia. Romolo non è tra di noi. Possiamo ammirare la bellezza della sua vita, semplice, libera da orpelli, da onorificenze, spesso scansonata, sempre appassionata, da sognatore, come lui era. Da giovane prete nella città di Vittoria si impegnò a lavorare con gli adolescenti. Molti di loro ancora lo ricordano. Dopo alcuni anni si trasferì a Roma, dove conseguì la licenza in psicologia alla Pontificia Università Salesiana. Tornato a Ragusa riceve dal Vescovo l'incarico di lavorare per le famiglie, con il compito di dirigere l'ufficio di pastorale familiare. Si rende subito conto che spesso le coppie hanno bisogno di aiuto nella loro vita, di relazione, e così fa nascere a Ragusa un consultorio familiare che dirige fino alla sua morte, pochi giorni fa. Incoraggia e sostiene anche Don Enrico Arena, scomparso anche lui qualche anno fa, a realizzare una realtà simile a Vittoria. Il lavorare con le coppie lo sospinge ad approfondire la teologia sponsale e questo studio lo illumina e lo avvince. Scopre sempre più nella relazione di coppia quell'immagine di Dio impressa nell'uomo maschio e femmina. E intanto che sceglieva questa missione, era scelto da Dio come apostolo della famiglia. Tutti i sacerdoti della diocesi lo ricordano per le innumerevoli attività nell'arco dell'anno che egli proponeva. L'attenzione alle coppie lo spinge a guardare il mondo dei fidanzati e quindi a porsi il problema di un'adeguata preparazione al matrimonio. Scrive un testo che in seguito verrà utilizzato in tante parrocchie d'Italia, Danzare la vita. Questo nuovo orizzonte lo impegna a preparare le coppie animatrici per tali corsi, convinto che i maestri della vita matrimoniale devono essere coloro che la vivono. A questa pubblicazione ne seguiranno altre. Il suo sguardo, sempre attento alla vita familiare, scorge le fatiche delle giovani coppie nei primi anni del matrimonio e così crea Due Ali per Volare, associazione di giovani coppie che a piccoli gruppi si confrontano sulle difficoltà della vita matrimoniale e dell'educazione dei figli. E non poteva mancare infine l'attenzione a quelle coppie che, incapaci di stare insieme, pensano alla separazione. Si impegna anche con l'esperienza Retrovail per aiutare quelle coppie che sono ormai nell'ultima spiaggia della loro vita matrimoniale. Il nostro Romolo, ormai conosciuto in tutta l'Italia, è invitato per corsi, conferenze,
e in ogni regione, instancabile, spesso sfinito, ma sempre pronto a quella missione che alle volte sembra impossibile. In questi due giorni sono arrivati messaggi da tante parti dell'Italia. Quando Gesù moriva, pensando di seppellire un morto, e non rendevano conto che sottraevano un seme. Preghiamo perché questo vuoto che Don Romolo lascia sia per la nostra diocesi un nuovo inizio, una nuova avventura, una presa in carico da parte dei credenti di tutta la società, di coloro che credono e di coloro che non credono. Dobbiamo avere il coraggio, dobbiamo muoverci perché il regno di Dio possa incarnarsi nella storia degli uomini, nella storia di quella unità di uomo e donna che permettono a Dio di fare entrare nuove vite all'interno della nostra comunità cristiana e umana. Ecco, carissimi fratelli e sorelle, quante cose abbiamo ascoltato. Romolo ci dà proprio un nuovo entusiasmo per lavorare con grande passione, per prendersi cura delle persone, di tutte le persone. E questo testamento che Romolo ci lascia dovremo prenderlo noi, innanzitutto come diocesi, per rimodulare alcune delle cose che possono essere ormai un po' lontane dalla vita che scorre e trascina. Non abbiamo, come dicevo poco fa, neanche il fercolo di Romolo, non si è potuta fare questa cosa. Però tutti lo conoscevamo, tutti sappiamo come era fatto, e a lui vogliamo affidare anche la comunità diocesana perché la presenti al Dio vivente e ci dia la possibilità di essere sempre solidali e fraterni tra di noi. Ravvivati dalla parola di Dio nell'adesione di fede a Cristo morto e risorto per la nostra salvezza del mondo, preghiamo con speranza il Dio dei viventi. Diciamo, ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per Don Romolo, sacerdote che nel ministero presbiterale ha spezzato il pane della parola e dell'Eucaristia, perché possa ora partecipare in pienezza alla gioia della Gerusalemme celeste. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i fedeli e tutti coloro che attraverso il ministero sacerdotale di Don Romolo hanno riconosciuto e accolto il Cristo Salvatore, perché continuino a crescere nella fede, nella speranza e nella carità. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Preghiamo per i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari. Il Signore Onnipotente doni loro coraggio, forza e lucidità nel loro operato eroico per il bene comune del nostro Paese. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per gli ammalati e le loro famiglie,
Gesù buon pastore, sostenga la loro sofferenza, le loro tribolazioni, infonda coraggio, fortezza, consolazione e li guarisca da questo male. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per la nostra chiesa locale di Ragusa, perché in molti giovani nasca la volontà di dedicarsi al ministero ordinato. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Per tutti noi qui raccolti nella fede di Cristo, perché ci riunisca nel suo regno glorioso. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ti ringraziamo, Padre, per averci donato Don Romolo e per avergli suscitato una così grande passione ed dedizione per le coppie di fidanzati e di sposi. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Adesso tra le tue braccia ricolmalo di quell'amore che qui sulla terra ci ha sempre invitato a guardare e vedere già presente nella relazione sponsale. Custodisci l'opera che hai voluto realizzare attraverso di lui, perché ancora le coppie possano scoprire e vivere la bellezza dell'amore che viene da te. Per questo preghiamo. Ti preghiamo, Signore, perché l'insegnamento e l'esempio di dedizione e di amore che Padre Romolo ha testimoniato nella sua vita possa essere incarnato e vissuto anche da noi operatori, a vantaggio di coloro che busseranno ancora alle porte del consultorio. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. O Padre, da cui scaturisce ogni vita e a cui approda chiunque cerchi verità e amore, tu che porti scritti i nostri nomi sul palmo della tua mano provvidente, sii generoso verso le nostre suppliche elevate a te con fiducia filiale, per Cristo nostro Signore. Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare, e mentre il cielo si imbianca già, tu guardi le tue reti vuote, ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà, e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterà. Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce, e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. Avanzavi nel silenzio, tra le lacrime speravi che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra. Ora il cuore tuo è in festa, perché il grano biondeggia ormai, è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce, e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Salga a te da questo altare, Signore, la preghiera della tua famiglia in suffragio del tuo servo Romolo, sacerdote. Il sacrificio che egli, come tuo ministro, offriva per la comunità,
sia ora per lui sorgente di perdono e di pace, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, rifulge a noi la speranza della beata resurrezione. E se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. E mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa del tuo regno. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carmelo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati del nostro fratello Romolo, sacerdote, che hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione.
ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con San Giovanni Battista, con gli Apostoli e tutti i Santi che ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Gesù, e ogni cosa in me è cambiata, tutta la mia vita ora ti appartiene, tutto il mio passato io lo affido a te. Gesù, Re di gloria, mio Signore, tutto in te riposa la mia mente e il mio cuore. Trovo pace in te, Signore, tu mi dai la gioia. Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai. Gesù, Re
di gloria, mio Signore, dal tuo amor chi mi separerà? Sulla croce hai dato la vita per me, una corona di gloria mi darai. Quando un giorno ti vedrò, tutto in te riposa, la mia mente e il mio cuore. Trovo pace in te, Signor, tu mi dai la gioia vera. Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai. Gesù, re di gloria, mio Signor, dal tuo amor chi mi separerà? Sulla croce hai dato la vita per me, una corona di gloria mi darai. Quando un giorno ti vedrò, io ti aspetto, mio Signore, io ti aspetto, mio Signore. Ti aspetto, mio re. Preghiamo. Padre Santo, per questo sacrificio che hai riunito il tuo popolo intorno all'altare, accogli nella gloria il tuo sacerdote Romolo, che in questa vita ha servito fedelmente la tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Amen. Parlo a nome del consultorio familiare di ispirazione cristiana,
e chiedo scusa se leggo, però l'emozione è tanta. Noi oggi piangiamo, ma abbiamo il cuore pieno di dolcezza e di gratitudine, perché abbiamo ricevuto tutti tanto da Don Romolo. Innanzitutto ci ha sempre voluti bene tanto, forse più di quanto noi capissimo di volerne a lui. Amavi, andava avanti, tenace, quei saluti mai affrettati, quel saper parlare in profondità negli occhi, quel fermarsi col suo sorriso paterno, ci dicevano quanto ognuno fosse prezioso per lui. Ed era specchio della preziosità di ognuno per Dio. E di Dio parlava lui, presbitero, in ogni suo impegno, in ogni gesto. Il suo incanto per il mistero trinitario, che ritornava sempre nei suoi libri, nelle sue parole, nelle sue omelie, si traduceva in amore per la famiglia, un vero apostolo della relazione. Incarnava proprio l'essenza dello spirito della pastorale familiare e del servizio consultoriale. Aveva un carisma particolare per le giovani coppie, per i fidanzati. Era un pioniere. Si batteva perché ovunque ci fosse amore si formasse una famiglia e perché ovunque ci fosse una famiglia non si spegnesse mai l'amore. E famiglia sentiva innanzitutto il clero diocesano e sentiva padre il vescovo, lo diceva sempre. Ogni vescovo è stato per lui un padre. Ed era una cosa profonda. E si impegnava per le famiglie e ha reso famiglia anche il consultorio. Non solo ha generato e coltivato il consultorio, ma gli ha dato uno stile che era il suo stile. Spalancare le porte a tutti, fidarsi sempre, apprezzare tutti e tutto, vedere possibilità di crescita ovunque, rispettare, ringraziare. Ne siamo tutti testimoni, gli utenti, gli operatori, le segretarie, tutti. Ringraziava sempre per ogni cosa. E a volte sembrava quasi caparbio nel suo mobilitare forze e risorse, ma questo era lo zelo, era la passione, era lo spirito pastorale che lo animava. Non ammetteva che non si facesse ciò che era possibile fare per aiutare chi aveva bisogno, chi era in difficoltà, e ha girato in lungo e in largo senza mai pensare a se stesso, ma sempre agli altri. Abbiamo ricevuto centinaia di attestazioni di stima e di affetto che stanno arrivando e che parlano tutte della gratitudine per questo sacerdote che proprio ha diffuso l'annuncio della bellezza del mistero nuziale. Oggi sono collegati in diretta il vescovo di Ischia, Monsignor Pietro Agnese, i gruppi di pastorale dove andavo ogni anno da 20 anni a tracciare percorsi fecondi. Sono collegati da Sassari, da Palermo, da Roma, le federazioni, i consultori di tutta Italia. Siamo tanti qui oggi, al di là della presenza fisica. Le altre diocesi, gli altri consultori lo apprezzavano sempre, sempre. E ce lo dicevano ovunque andassimo. E poi corsi, iniziative, libri, quanti libri, fatto tutto con rigore professionale, con sapienza, con metodologia serrata e all'insegna della preghiera. Tutti i suoi libri iniziavano e finivano sempre ogni capitolo con la preghiera. 2 giorni prima del ricovero in ospedale mi ha telefonato e mi ha chiesto di portargli un libro, Deus Caritas Est. Gliel'ho portato, era il sabato sera. Poi lunedì è stato ricoverato. E oggi mi sembra che questo è stato il suo ultimo desiderio. Mi sembra un suo ultimo messaggio per tutti noi. Dio è amore. Ti ringraziamo, Don Romolo, perché sappiamo che ci sei e che ci senti. Ti ringraziamo perché ci hai fatto gustare l'amore di Dio, perché ci hai aiutato ad amare, ad apprezzare la tenerezza, a non temere i nostri limiti, a credere che qualcosa di meglio possiamo sempre fare e ad essere contenti di quello che abbiamo fatto. Il nostro grazie sarà un continuare a proclamare nella vita personale, familiare, professionale, appunto, che Dio è amore. Ce l'ha chiesto, ce l'ha insegnato e te lo restituiamo donandolo agli altri. Grazie Romolo, ti vogliamo bene.
carissimo Romolo, non è certo così che avremmo voluto salutarti. Ma se ti guardiamo con gli occhi della fede, oggi ti vediamo finalmente libero. Proprio prima di ammalarti hai confidato alle coppie del direttivo di Duali per Volare che ti sentivi come in prigione. Ti abbiamo visto dietro uno schermo un po' rattristato, ma il tuo pensiero era sempre fisso alle coppie. Volevi mandare degli spunti per riflettere e condividere anche in questo tempo di distanza forzata. Le coppie di fidanzati, gli sposi, le famiglie, tutta la tua vita di sacerdote l'hai spesa per questo. Hai viaggiato e seminato tanto, senza sosta, e anche quest'ultimo viaggio non sarà certo la fine del lavoro. Il tuo ultimo libro non rimane a caso, non è a caso incompiuto, perché continua a scriversi nelle persone, nelle coppie, nelle famiglie che hai incontrato, sostenuto e amato. Dalla tua passione per le giovani coppie è nata la realtà di Due Ali per Volare. L'hai sognata, l'hai costruita con entusiasmo e caparbietà, aggiungendo coppie su coppie e gruppo su gruppo, suscitando in ognuno il desiderio di riscoprire ogni giorno nell'altro quell'ala che ci manca per poter volare verso l'amore vero. Di riscoprire ogni giorno che il sole dell'amore di Dio è sempre con noi ad illuminare e scaldare il viaggio, anche quando è nascosto da nuvole e temporali. Ci ha insegnato che l'amore non vuole cambiare l'altro, che l'amore è tenerezza, che nell'amore sponsale c'è il mistero di Cristo, sposo della Chiesa. Chi per poco, chi per tanto tempo, ti abbiamo avuto come compagno di viaggio. Ci hai guidati con la tua professionalità, con la tua grande spiritualità, con la tua voglia di fare sempre di più, con i tuoi indimenticabili scherzi da prete, i tuoi vocalizzi fuori dal coro, con le tue visite più o meno preannunciate, i tuoi lunghi e caldi abbracci, i tuoi sguardi silenziosi e gli immancabili giri per dirci come stiamo. Oggi però non ci sono parole per dire come stiamo. L'unica parola che possiamo e vogliamo dire è grazie per il dono grande che sei stato per noi e per tante persone in tutta Italia, per la pastorale della famiglia e per la Chiesa. Grazie, Romolo, per ciò che sei stato e ciò che per sempre sarai. Oggi siamo qui per ricordare il nostro amico Romolo. Dalla notizia del suo ritorno al Padre Celeste, tanti pensieri, tanti ricordi hanno affollato mente e cuore. Ed alla fine ha prevalso la serenità nel saperlo circondato dagli angeli, in compagnia del suo amato Gesù, della sua adorata mamma e del suo papà. Siamo qui a salutarlo in particolare a nome del Cenacolo delle Famiglie, le sue famiglie. Ci ha accolto ed accompagnato negli ultimi 4 anni nel nostro cammino di famiglie consacrate. Senza il suo sì incondizionato non avremmo potuto vivere un'esperienza reale di evangelizzazione familiare. Romolo ha reso Chiesa la nostra casa, lui ha reso Gesù un amico ancora più intimo, con il quale vivere il nostro viaggio come famiglia. Noi siamo diventati la sua piccola parrocchia. Abbiamo pregato insieme, abbiamo pianto insieme, siamo cresciuti insieme, scusate, e ci siamo presi cura gli uni degli altri, come si fa in famiglia. E Romolo ci ha insegnato che essere famiglia in Gesù vuol dire guardare e prendersi cura dell'altro, sempre. Oggi, quindi, è per noi spontaneo ringraziare anche coloro che gli sono stati accanto, particolarmente in quest'ultimo anno. Come si fa con una persona di famiglia? Accudendolo, occupandosi dei suoi bisogni, dei suoi desideri, delle sue necessità.
Un grazie speciale va al dottor Arestia, sempre presente, a Giovanni Di Stefano, il suo fisioterapista, a Vita, Luigi e Claudia, che hanno sempre vegliato su di lui accogliendolo nella loro famiglia, a Rosa, a Don Tonino l'orefice che lo ha profondamente amato, ed a tutti coloro che con un sorriso, con un abbraccio, gli hanno detto quanto fosse prezioso e quanto non fosse solo. Ciao Padre Romolo, da oggi saranno gli angeli a godere del tuo delicato canto, sarai sempre nel nostro cuore. Nel ricordare Romolo, carissimo Romolo, quello che mi piace dire oltre al grazie è il riconoscimento. Direi Romolo te ne sei andato prima della festa che preparavamo e pensavamo per te, per i tuoi 80 anni. E sarebbe stata una festa di riconoscimento. Perché Romolo è stato grande senza il riconoscimento dei grandi. Romolo è stato grande perché ha realizzato nella sua vita i miracoli che fa il Signore. Trasforma un figlio unico in un padre di molte persone. È come se il tuo essere figlio unico ti avesse dato la forza, il carisma della famiglia. Sei stato uno dei grandi pionieri in Sicilia, in Italia, di quella pastorale familiare che ha fatto la premessa alla meraviglia e alla rivoluzione dell'Amoris Laetitia. Credo che se c'è un posto in cui l'Amoris Laetitia è stata preparata, tra i tanti, certamente la diocesi di Ragusa è stata preparata alla rivoluzione di Papa Francesco. 40 anni di lavoro assieme, devo dirti che tu mi hai contagiato, mi hai portato a fondare assieme il consultorio. Ricordo l'inaugurazione. Che cos'era il consultorio? Era una spinta cristiana che doveva allora far fronte ai consultori laici che avevano ben altre intenzioni. Era il 1978 e abbiamo iniziato. Tu ci hai dato l'anima. E quando l'anno dopo abbiamo insieme creato l'istituto, l'HCC, è stato chiaro che per te la tua passione, il tuo sogno era la pastorale familiare. E tutto ciò che hai fatto, dove sei stato chiamato, i 12 libri che hai scritto, l'ultimo di 600 pagine. Dicevo a Romolo, ma come fai a scrivere tutti questi libri? Però questi libri non erano libri da mettere in biblioteca, come a dire, ha scritto un libro. Era la vita. Navigare assieme, danzare assieme, erano libri che raccoglievano la vita che lui creava, ed era, come ha detto la professoressa Pisana, un inno continuo all'amore di Dio Trinitario. E un'altra passione di Romolo, non molto visibile in realtà, era l'amore per i confratelli. Ricordo con quanta passione scrisse il libro sulla formazione del clero, sulla tenerezza nei preti. Spesso era chiamato a parlare ai preti, alla formazione, e lui non sempre lo mostrava esternamente, lo sappiamo tutti, Romolo a volte sembrava un po' che c'era, non c'era, ci voleva lo sguardo per fermarlo, arrivava in ritardo, non ha importanza, poi ti vedeva, ti chiamava in un modo come sapeva fare lui, che c'era tutto quando diceva il tuo nome, ed ecco che era lui. E aveva un'intima
al di là di quello che a volte riuscivo ad esprimere, amore e passione per i confratelli. Ricordo con quanta passione scrisse proprio il libro perché ci fosse sempre più tenerezza nei preti. E in quel libro mi ricordo una parte stupenda, è la sua preghiera a Dio, dove veniva fuori il fondo dell'anima di Romolo, un amore a Dio, alla Vergine Santa vibrante. E terminò con la sua voce, quando cantava, «O sole mio!». Però in realtà, mi ricordo, una grande maestra di voce disse a Romolo, quando canta è come se volesse raggiungere il cielo, perché aveva quegli acuti che dicevano la sua anima. Lui era sempre proteso verso il cielo, verso il Signore, e la sua voce e il sorriso quando cantava ci dice la voglia di cielo, la voglia di Dio che aveva Romolo. Ma non finisce qui Romolo, a lungo parleremo di te e ti racconteremo. Il Signore ti accolga e ti dia quella famiglia che hai sempre sognato, la famiglia trinitaria, l'abbraccio con i tuoi amati genitori. Il Signore sia con voi. Dio, Creatore e Padre, che nella risurrezione del tuo Figlio hai dato ai credenti la speranza di risorgere e fonda su di voi la sua benedizione. Cristo, che ci ha redenti con la sua croce, vi rinnovi nel suo amore e doni a tutti i defunti la luce e la pace eterna. Lo Spirito Consolatore vi conceda di godere la felicità promessa a chi attende l'avvento del Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace. Prendiamo grazie a Dio. La mia anima canta la grandezza del Signore, il mio spirito esulta nel mio Salvatore. Nella mia povertà l'infinito mi ha guardata, in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. La mia gioia è nel Signore, che ha compiuto grandi cose in me. La mia lode al Dio fedele, che ha soccorso il suo popolo e non ha dimenticato le sue promesse d'amore. La mia anima canta la grandezza del Signore, il mio spirito esulta nel mio Salvatore. Nella mia povertà l'infinito mi ha guardata, in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili e ha saziato gli affamati e ha aperto ai ricchi le mani.
mia anima canta la grandezza del Signore, il mio spirito esulta nel mio Salvatore. Nella mia povertà l'infinito mi ha guardata, in eterno ogni creatura mi chiamerà beata.